Grande successo per l'11ª edizione delle Fonti Awards, tenutasi giovedì 1 luglio in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano. Durante la cerimonia, svoltasi all'aperto nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, sono state celebrate quelle realtà e quei professionisti che, nonostante la pandemia e la conseguente crisi economica, hanno affrontato gli ultimi mesi con grande professionalità, mantenendo alti livelli di eccellenza nei rispettivi ambiti di competenza e investendo in settori particolarmente strategici e innovativi. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Premiamo lo studio professionale dell'anno Diritto del Lavoro Consulenza. Il premio va a Studio Esterino Cafasso. Eccoli, a ore una più o meno, sì, da oltre 40 anni, e quindi mica per niente era il premio numero 40, da oltre 40 anni l'elevata qualità e l'esperienza del suo operato in materia della consulenza del lavoro sono riconosciute a livello nazionale e internazionale da tutte le controparti. Lo studio professionale Esterino Cafasso si è contraddistinto in particolare per l'approccio innovativo e all'avanguardia in tutte le questioni giuslavoristiche. Studio Esterino Cafasso, buonasera e complimenti. Ecco, ancora ci rivediamo anche con lei, complimenti. Vede che ricordare giustamente le cose belle fatte in passato serve sempre, no? Lo dicevamo prima. Allora, prego, prendete il premio per le foto. Bravissimi, grazie a voi. Grazie ancora. Siamo in compagnia della dottoressa Maria Cafasso, CEO e consulente del lavoro dello studio Esterino Cafasso. Benvenuta, dottoressa. Buonasera, buonasera, grazie. Dottoressa, cosa ci può dire in merito al tema del cambio generazionale e delle scelte imprenditoriali, gestionali ed organizzative? Allora, io faccio presente che mi sono insediata nello studio Esterino Cafasso come CEO soltanto da 2 anni, perché questo studio, che è da oltre 40 anni nel campo della consulenza del lavoro, è stato fondato dal mio papà, che purtroppo è venuto a mancare, e di conseguenza io ho preso le redini di questo ufficio. Questo studio si occupa sostanzialmente di consulenza del lavoro a livello multidisciplinare, e sicuramente ho dovuto cercare sempre di unire, trasfondere quelli che erano i valori e gli insegnamenti che mio papà mi aveva dato con l'elemento innovativo. Il passaggio generazionale non è mai un momento molto semplice, perché comporta un passaggio di conoscenze tecniche aziendali, di know-how, ma nello stesso tempo porta con sé una serie di valori e di insegnamenti che bisogna necessariamente rielaborare. Questo passaggio purtroppo è venuto a determinarsi in un momento molto complesso, e cioè durante la pandemia. Per cui è stato un momento difficile, ma la volontà di andare avanti, la volontà di riuscire e di trasfondere tutti i valori e ciò che avevo acquisito nel tempo è stato sicuramente l'elemento portante. Abbiamo cercato di mettere poi in campo una serie di innovazioni tecnologiche per poter supportare in maniera sempre più adeguata le aziende e per poter avere sempre un ruolo centrale, determinante, in questo momento estremamente complesso in cui le aziende si sono trovate in particolari disagi socio-economici. Ecco, proprio parlando di questo periodo difficile, quali sono le attività che avete posto in essere, insomma, in connessione proprio al periodo Covid?
abbiamo cercato sempre di supportare le aziende in maniera sempre più importante. Abbiamo realizzato una serie di investimenti in campo tecnologico che ci hanno permesso sicuramente di essere sempre più vicino alla clientela, di dare sempre più professionalità, innovazione e competenza, che sono elementi che ci hanno sempre contraddistinto negli anni. Ecco, ci può dire quali sono i progetti per il futuro dello studio? Allora, sicuramente i progetti per il futuro sono quelli di ampliare sempre più le nostre vedute, i nostri orizzonti, tanto vero che abbiamo acquisito una serie di giovani collaboratori che hanno portato una ventata di freschezza e che ci hanno dato praticamente l'opportunità di ampliare completamente i nostri orizzonti. Insieme a questi investimenti tecnologici che abbiamo intenzione a cui dare sempre più maggiore importanza, e ci hanno reso possibile una serie di situazioni che abbiamo potuto concretizzare in maniera sempre più determinante. Io chiedo scusa, sono estremamente emozionata e questa emozione sicuramente mi desta un attimino di instabilità, un attimino praticamente di difficoltà nel poter anche diciamo dimostrare tutta la mia gioia e anche l'estrema gratitudine per questo premio, di cui sono veramente molto orgogliosa di aver ricevuto in questa sede.